Ci siamo. I 10 nomi candidati per le liste regionali nelle file del PD leccese sono arrivati ieri nel pomeriggio presso la sede di Via Tasso a darne comunicazione il segretario piconese. In queste ultime settimane abbiamo lavorato sul territorio provinciale e coinvolto i circoli affinché dai nostri circoli stessi giungesse quel contributo fondamentale per completare la lista per le prossime elezioni regionali. La lista del PD ad oggi ha al suo interno 8 candidati e nei prossimi giorni metteremo insieme le varie ipotesi in campo per completare la lista, tenendo conto della rappresentanza territoriale. Ad oggi i nomi candidati sono Loredana Capone, Ernesto Abate Russo, Paola Bacca, Sergio Blasi, Antonio Buccoliero, Flavio Filoni, Ada Fiore e Sonia Petrachi. Piconese non nasconde inoltre il rammarico per una indisponibilità incomprensibile, così la definisce l'assenza di Paolo Foresio, capogruppo del PD in comune. Come tutti sanno, nei giorni scorsi è venuta meno la disponibilità del capogruppo del PD di Lecce a Palazzo Carafa, Paolo Foresio. Questa è per noi una perdita di non poco conto, sia per quel che rappresenta che per la sua storia personale. Mi auguro Paolo Foresio ci ripensi e si ricandidi, perché sono convinto che con la sua presenza in lista il Partito Democratico potrà essere ancora più forte, a dichiararlo il segretario provinciale del PD, Salvatore Piconese. Paolo Foresio, insomma, l'ho sempre detto, la sua candidatura era importante ed è tuttora importante per quello che rappresenta, per la sua storia personale, per il ruolo che ricopre al Comune di Lecce, capogruppo in Consiglio Comunale del PD. E quindi io spero, insomma, che ci ripensi e che si candidi nella lista del PD alle regionali per rafforzare la lista e per dare un contributo, diciamo, alla battaglia elettorale che è quasi imminente. Una lista forte, con 3 consiglieri regionali uscenti, di cui una con l'incarico di assessore per tutti e 5 gli anni. Modestamente anche la mia candidatura è una candidatura che si difende bene sul territorio. E poi ci sono delle new entry importanti, una presenza forte femminile. Credo che l'unica figura che ancora manchi per completare la lista sia proprio quella di Paolo Foresio, il capogruppo al Comune di Lecce, diciamo, il capo dell'area, come si definisce, dei renziani in provincia di Lecce, che secondo me deve stare in... E bene ha fatto il segretario a sollecitarne la sua presenza in questa lista, che contribuirebbe, la sua presenza, a rendere la lista ancora più forte e competitiva. Ospite a Puglia 15 solo poche settimane fa lo aveva dichiarato: non penso alla candidatura, è una cosa della quale posso tranquillamente fare a meno. Deve essere stata tutta la vicenda creata intorno alla candidatura di Ernesto Abate Russo, allora. La richiesta forte di liste pulite e la dichiarazione che nel partito serva un ricambio generazionale a spingere Michele Emiliano, candidato alla presidenza della regione, a richiedere a gran voce la candidatura di Foresio, capogruppo PD a Palazzo Carafa. Lui ci pensa, ha chiesto 24 ore per riflettere su 24 ore che sarebbero scadute già molte ore fa, e tuttavia anche il segretario provinciale Salvatore Piconese nella riunione di ieri ha richiesto la candidatura di Foresio alla stregua a gran voce. 8 i nomi candidati nelle file del PD, 2 quelli mancanti. Si auspica uno di questi possa essere di qui a poche ore quello di Paolo Foresio, che ancora stenta a prendere una decisione. Sarebbe allora una battaglia tutta interna, Ernesto Abate Russo, l'esperienza e la caratura politica contro il nuovo che avanza, un giovane renziano che con Renzi mantiene un sodalizio forte e ne è espressione sul territorio leccese. Saranno le prossime ore quelle decisive per dare forma definitiva alle candidature delle liste leccesi del PD e non ci resta che attendere. Giorgia Meloni ha preso la sua decisione. Saremo al fianco di Poli Bortone solo se Forza Italia è unita, altrimenti appoggeremo Schittulli. Tuona così il no di Fratelli d'Italia nella partita a scacchi che si sta giocando nel centrodestra pugliese, ancora in balia di se stesso. Circostanza che però non farà arretrare Adriana Poli Bortone, in linea teorica dirigente nazionale di Fratelli d'Italia e a questo punto in libera uscita dal partito. Il matrimonio politico con i berlusconiani pugliesi è cosa fatta. Sarà la candidata governatrice, incrociando i cannoni non solo col centro-sinistra di Michele Emiliano, ma anche con l'altro centro-destra di Schittulli e Fitto e Alfano e Meloni. Una matassa dai riverberi nazionali sempre di più. La posizione di Fratelli d'Italia sarà ufficiale solo oggi, ma le parole scandite ieri dalla Meloni all'esito di una direzione nazionale particolarmente tesa sembrano ormai chiare. Vogliamo sapere se sulla Poli Bortone, che è un nostro candidato, Berlusconi può garantire almeno il
il sostegno di tutta Forza Italia. Se la Poli Bortone serve a risolvere e a saldare conti interni a Forza Italia sulle spalle degli alleati e a far perdere il centrodestra, questo non ci interessa. A Forza Italia chiediamo una risposta entro le prossime 24 ore, altrimenti confermeremo l'appoggio a Schittulli chiedendo a Poli Bortone di ritirare la propria candidatura. Dopo Oria, Veglie. Stesso problema, stessa scena. Ambientalisti in rivolta contro l'abbattimento degli ulivi colpiti da xylella. Ieri incontrata Frascata, Oria, sono state abbattute 7 piante e oggi stessa sorte per 22 alberi a Veglie, secondo il piano d'emergenza voluto dal commissario straordinario Giuseppe Silletti. Gli ambientalisti sono saliti sugli alberi per difendere le piante e un centinaio di persone contro le motoseghe. Troppa demagogia circola riguardo alla moria degli ulivi e la critica di Santo Ingrosso, presidente di Confcooperative Lecce e olivicoltore, il quale punta il dito contro la confusione creata sul problema. Credo che si sta creando un po' di confusione, perché le radicazioni degli alberi devono essere molto limitate e solo agli alberi ormai morti, per cui che non ha senso tenere in campo. L'eradicazione invece della malattia è un fatto che deve essere combattuto soprattutto nella fascia cuscinetto, nella fascia di rispetto, in modo da poter prevenire l'eventuale dilagare in tutto il resto d'Italia, per non dire d'Europa. Interventi straordinari, indica Ingrosso, per risolvere un problema che anche per lui è stato affrontato in ritardo. Ora bisogna fare un intervento straordinario, indispensabile e urgente, e su diversi aspetti della lotta, cioè che va dal terreno, mantenere pulito il terreno, togliere le erbe eccetera, mantenere pulita la pianta, tagliare le piante infette e le piante vicino alle piante infette, le piante che sono morte inizialmente o che sembrano morte, inizialmente si fa una stroncatura per salvare il tronco principale e vedere se ricaccia, mantenendo l'ha pulito l'ambiente dal cicadellide, per cui deve essere collateralmente, devono avvenire degli interventi di contenimento del cicadellide, in modo che da non favorire la reinfezione di eventuali piante che dovessero riuscire a rifarle ricacciare, se ricacciano sane. Accertato che sia la xylella la causa della morte degli ulivi, e non escluso però che vi concorrano altri parassiti, Ingrosso sollecita un sostegno agli agricoltori colpiti dalla moria delle piante. Credo che sia necessario adottare dei provvedimenti urgenti e importanti di sostegno all'olivicoltore, perché in un settore economico tra i più in dissesto che ci può essere nella nostra agricoltura, non aveva la forza di fare una buona olivicoltura senza la malattia, e assolutamente incapace di poter effettuare degli interventi straordinari. Vaccinarsi è importante. È l'avviso che lancia Giovanni Gorgoni, direttore generale della ASL di Lecce, all'indomani della morte della 19enne Elis, deceduta all'ospedale Vito Fazzi per una meningite fulminante. Ricordiamo l'assoluta importanza di sottoporsi a vaccinazioni che la Regione Puglia, sin dal 2006, offre ai nuovi nati e agli adolescenti, dichiara il direttore dell'ASL. La copertura vaccinale che registriamo non è ancora ottimale e per questo abbiamo promosso una campagna di recupero dei non vaccinati, offrendo gratuitamente il nuovo vaccino che garantisce la protezione non solo contro il meningococco C, che è il più pericoloso, ma anche contro gli altri gruppi dello stesso batterio. La vaccinazione, informa Gorgoni, prevede una sola dose e la protezione avviene dopo 10 giorni circa dalla somministrazione. Il direttore generale ha espresso il suo cordoglio alla famiglia della ragazza di Corigliano d'Otranto di origini brasiliane, Elis Andresa Ferreira Souza, che ha lottato contro la morte per diversi giorni. La giovane, con sintomi riconducibili a sepsi non meglio identificata, era stata trasportata dapprima all'ospedale di Galatina e sottoposta a profilassi antibiotica.
L'aggravarsi delle condizioni ha consigliato il trasferimento della paziente nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Scorrano. Qui ha proseguito le terapie antibiotiche e antishock e ha intensificato le cure. Nella tarda mattinata di sabato i sintomi di meningite sono stati confermati dall'Istituto di Igiene del Policlinico di Bari, che ha classificato il caso come sepsi da meningococco gruppo C. Da subito la ASL aveva sottoposto a profilassi antibiotica le persone che hanno avuto l'ultimo contatto con la giovane nelle 48 ore precedenti. Diminuisce il numero dei contribuenti pugliesi, ma aumentano i redditi dichiarati. È il quadro che emerge dalla terza indagine sulle dichiarazioni IRPEF elaborata dal Centro Studi di Confartigianato Imprese Puglia su dati del Dipartimento delle Finanze. Secondo quanto emerso dallo studio, l'anno scorso in Puglia i contribuenti che hanno presentato dichiarazione ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2013 sono stati 2.577.466, numero in calo dello 0,8% rispetto all'anno precedente, ma se il numero dei contribuenti cala, dall'altro aumentano le cifre versate. I contribuenti pugliesi infatti hanno dichiarato 591 milioni di euro in più. Il reddito complessivo ammonta a 39,6 miliardi di euro contro i 39 dell'anno precedente. Il reddito medio in Puglia è di 15.630 euro, l'anno prima era di 15.570 contro i 20.700 euro della media nazionale. Francesco Sgherza, presidente di Confartigianato Imprese Puglia, conferma che sono diminuiti i contribuenti ma sono aumentati i redditi dichiarati. I dati elaborati dal nostro centro studi, dice Sgherza, evidenziano un inesorabile calo dei cittadini che presentano le dichiarazioni IRPEF, probabilmente perché i relativi redditi sono scesi al punto da rientrare nella fascia di esenzione. E questo è un dettaglio che deve far riflettere ed è anche alla luce di questo dato che va considerato il leggero incremento del reddito medio. Se il calo dell'incasso regionale, continua il Presidente, è riconducibile anche alla revisione delle aliquote per l'anno d'imposta 2013, è chiaro come l'incremento della raccolta a livello comunale sia direttamente legato all'aumento delle relative addizionali. Negli ultimi anni, anche per far fronte ai tagli dei trasferimenti agli enti locali, la fiscalità locale è letteralmente esplosa. IMU, TASI e TARI e addizionali IRPEF stanno mettendo a dura prova cittadini e imprese. L'attesa riforma fiscale, conclude Sgherza, dovrà considerare un approccio organico anche al problema della tassazione locale per centrare l'obiettivo di una riduzione effettiva e globale della pressione fiscale. Ladri in azione la notte scorsa a Galatina. Nel mirino dei malviventi ancora una volta è finita la pelletteria Dolly in piazza Cesari. La banda, composta da almeno 4 individui, ha agito intorno alle 3. I ladri, incappucciati e armati di un bastone o un martello, hanno mandato in frantumi le vetrate dell'esercizio commerciale. Una volta all'interno, in pochi minuti, hanno fatto razzia di borse, accessori e articoli di pelletteria delle più note marche per un valore che dovrebbe aggirarsi attorno ai 10.000 euro. Gli articoli rubati sono coperti da assicurazione. Poi sono saliti su un'auto, una station wagon di colore scuro, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Sul posto è intervenuta una pattuglia dell'Istituto di Vigilanza del POL dopo l'attivazione del sistema d'allarme. Le indagini sono affidate agli investigatori del commissariato di Galatina insieme ai colleghi della scientifica. Si spera che le telecamere di videosorveglianza nella zona abbiano ripreso la scena e che possano aver registrato immagini utili per risalire agli autori del furto. Un furto simile è stato compiuto ai danni della stessa pelletteria il 4 ottobre scorso. In quell'occasione i malviventi, forse gli stessi autori del colpo di stanotte, sfondarono la vetrata d'ingresso e ripulirono gli scaffali del negozio, portando via un centinaio di borse griffate. Una discussione per motivi economici sfocia in una lite violenta. È successo ieri mattina in pieno centro a Brindisi, dove un uomo di 72 anni, Mario Curto, è finito in manette per aver colpito in pieno volto un uomo di 56 anni con calci e pugni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno colto Curto in flagranza di reato e lo hanno arrestato. La vittima è ora ricoverata presso l'ospedale Perrino di Brindisi con fratture facciali multiple e un setto nasale rotto. Guarirà in 30 giorni.
obbligava i propri figli a commettere furti tra gli ombrelloni in spiaggia ed abusava di una di essi. Un tarantino residente a Ravenna è accusato di aver palpeggiato una bambina e di aver obbligato la stessa e i suoi fratellini a rubare sulla riviera Ravennate. Il 42enne è stato condannato a 9 anni e 6 mesi di carcere. Detenevano alcune dosi di marijuana e cocaina in casa. Si tratta di una coppia residente a Putignano, un 20enne già noto alle forze dell'ordine e una 22enne incensurata, scoperti dai carabinieri e finiti in manette per detenzione e spaccio di stupefacenti. I militari hanno rinvenuto insieme alla droga circa 8.500 euro in contanti, più un assegno da 2.200 euro ritenuti proventi dell'attività illecita. I due sono stati sottoposti ai domiciliari. La città di Foggia dice addio a Cristian, un bambino di 12 anni, morto a causa di una malattia rarissima che lo ha strappato alla sua terra e alla sua famiglia. La gara di solidarietà lanciata dal Foggia Football Club di Giuseppe Vaccariello, società di calcio giovanile in cui militava il 12enne mancino degli esordienti, alla quale in tanti hanno aderito anche con iniziative personali, purtroppo non è bastata. Foggia perde un angelo di appena 12 anni, un ragazzino che come tanti della sua età sognava di fare il calciatore. Il Touring Club sceglie Galatina e sceglie una delle città più importanti della Puglia. È la città, l'unica città che in questo evento Penisola del Tesoro rappresenterà l'intero territorio pugliese. Il Touring Club sbarca, sceglie una città nel momento in cui la città ha già comunque un patrimonio architettonico, culturale importante. 600 persone qua oggi, 600 persone registrate, significa che 600 persone conosceranno il territorio ma veicoleranno il messaggio ad altri, diranno sì, Galatina è bellissima, Galatina non c'è solo la chiesa di Santa Caterina, a Galatina ci sono palazzi, ci sono atri, ci sono strade, c'è un centro storico e quindi lanciamo Galatina. Galatina è un centro d'arte, lo sappiamo, ma molti non lo conoscono, dobbiamo farlo conoscere di più. Secondo me oggi il Touring Club qua a Galatina è uno di quei tanti tasselli che si stanno andando ad unificare su un lavoro già fatto tra l'amministrazione comunale e le aziende private che hanno creduto nei progetti che hanno portato Galatina ad essere conosciuta ancora di più nel mondo e a dare tanto flusso di turismo che porta economia alla città. Noi puntiamo molto sul turismo culturale e la giornata di oggi è l'esempio classico. I turisti hanno potuto vedere la bellissima chiesa di Santa Caterina del 400, ma anche altre realtà fino a poco tempo fa sconosciute, la chiesa dei Battenti, i palazzi del barocco, e quindi mi sembra una bellissima giornata coniugata anche con un sole stupendo, quindi venite a Galatina che riuscirete a coniugare turismo culturale ed enogastronomia. Volerà a Ginevra per partecipare all'importante masterclass su Chopin, vinto grazie alla primavera musicale di Acquarica del Capo. Si chiama Andrea Pantano, ha 24 anni, vive in provincia di Brindisi e studia al Conservatorio Paisello di Taranto sotto la guida del maestro Manganaro. Il masterclass di Acquarica del Capo si è concluso domenica nel Castello Medievale in Piazza San Carlo. È stato organizzato dall'Associazione Micaela Greco in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura di Acquarica del Capo e la Société Frédéric Chopin di Ginevra. Strutturato in 4 giornate, ha avuto come protagonista principale il maestro polacco Aldona Budrevic Jakobson, presidente e fondatore della società svizzera. Crediamo di dover andare avanti, di dover migliorare sempre più questa splendida iniziativa, non solo per Acquarica ma anche per il Salento tutto. Sì, anche perché ormai da 4 anni il livello di questa manifestazione è cresciuto con il tempo, in qualità e anche in numero, perché abbiamo cominciato nel 2011 con un numero esiguo di allievi, ma grazie alla pubblicità fatta e al contributo dell'amministrazione comunale sempre presente in questo genere di eventi, abbiamo avuto la possibilità di realizzare con sempre maggiore impegno e sempre maggiore partecipazione questo evento. Perché stiamo organizzando da 4 anni e ogni anno cerco i musicisti, i pianisti italiani che dopo vengono a Ginevra per fare una settimana di masterclass durante il nostro festival. Dunque credo che per i giovani
È una cosa molto importante per noi, come la collaborazione c'è con la Société Frédéric Chopin Genève, importante che questi giovani che vengono dall'Italia hanno nel suo repertorio i pezzi i brani di Chopin. Saranno a disposizione per la partita di domenica prossima il terzino sinistro di Chiara e il centrocampista Lepore, che hanno scontato i due turni di squalifica scaturiti dall'espulsione di Catanzaro. Ma per la sfida con il Foggia, mister Bollini deve affrontare come al solito il problema della sostituzione di Moscardelli, che ancora deve osservare due giornate di stop e che dunque tornerà in campo nella partita contro l'Ischia Isola Verde. Il tecnico del Lecce, come è noto, ha a disposizione solo una punta centrale, Jacopo Manconi, ma non è probabile che domenica il calciatore della Nazionale Under 20 venga schierato nella formazione titolare. I giallorossi, quindi in classifica a pari punti con lo stesso Foggia, proveranno a ravvivare le speranze di conquistare la zona playoff, confidando nell'insuccesso del Matera, che ospiterà il Benevento. I lucani sono 3 punti avanti ai salentini a quota 60. Il loro passo falso potrà servire a Lecce, ma la squadra di mister Bollini dovrà battere il Foggia, dal quale è stato sconfitto 2-0 all'andata, e non inciampare nelle ultime 3 partite del torneo, quella casalinga contro l'Ischia e Isola Verde e quelle con Martina Franca e Vigor Lamezia in trasferta, cioè in situazioni in cui il Lecce si è mostrato, perdendo quasi sempre, squadra materasso. Il materasso.